Sembra essere di origine dolosa l'incendio che nella tarda serata di lunedì ha distrutto 7 ettari di bosco nella zona a monte dei comuni di Pontenossa e Premolo, in Val Seriana. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme hanno avuto origine intorno alle 20 nei pressi dell'incrocio che dalla ex provinciale 671 porta in Val del Riso, sopra il ristorante Master. Ma poi si sono sviluppate rapidamente, aiutate dal vento forte che soffiava a quell'ora, e hanno raggiunto la località Burnigaglia, poco sopra il cimitero, a ridosso della strada per Premolo. L'intervento delle squadre dei pompieri di Clusone e Gazzaniga è stato tempestivo anche grazie al coordinamento della sala operativa antincendio della comunità montana, che ha come riferimento i volontari della Croce Blu di Gromo supportati dalla squadra antincendio boschivo di Pontenossa. I vigili del fuoco, con l'utilizzo di soffiatori, hanno circoscritto e spento le fiamme rapidamente. Le operazioni sono proseguite poi con la messa in sicurezza dell'area e si sono concluse verso le 23. In tutto sono bruciati circa 7 ettari di prato. Ancora da chiarire le cause precise dell'incendio, i carabinieri della stazione di Pontenossa stanno indagando per capire chi possa aver appiccato il fuoco e se l'abbia fatto casualmente o volontariamente.